People Promibus. Questa sera è tornato l'uomo che tutti attendevano da un sacco di tempo. Torna l'uomo, ma torna anche la donna, perché questa sera abbiamo la puntata di Silvia. Esatto. A grandissima richiesta. Fammi però specificare una cosa per i nostri amici di YouTube. Ragazzi, stasera faremo la puntata della quarta stagione, dove c'era Silvia, e poi faremo la puntata della quinta stagione. Perché? Perché magari le cose sono collegate, ci perdevamo dei pezzi, quindi dovevamo ancora recuperare questo episodio e lo faremo stasera. Tutto questo, io lascerei un like. Uno. Vi ricordo che venerdì su Twitch, trovate il canale in descrizione, facciamo HMS Got Talent, quindi mi raccomando siateci. Iscrivetevi al canale se ci siete. Grazie. E tra l'altro, visto che stiamo facendo primo appuntamento, ragazzi, ho letto che a maggio inizia primo appuntamento in crociera. Quindi riempite di like se volete vedere anche quello qua sui nostri canali. Arriveranno un sacco di nuovi format, tra l'altro. Quindi dai, oh, su! Questo non è un ristorante come tutti gli altri. Viene da piangere perché poi non lo dirà più. In questa puntata i nostri single ce la metteranno tutta per trovare... Un brivido, scusate. Chi era? Ma era Babbo Natale. Ma chi era? Direttamente da Rovaniemi, era lui. Ho ritrovato la mia calma interiore. Minchia, sì, vero. È qui che si capisce tutto. Ma lui è Ma tipo... è 13 Pietro. Viziato di un bimbo. Comunque passano gli anni, ma continua a farmi sempre paura. Sì, 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 sì. Sono Manuela, ho 43 anni e vengo da Roma. Ok. Sono single da 10 anni. 10 anni precisi. Oggi, proprio. Oggi è l'anniversario. L'accompagno al bar. Grazie. Prego. Si è vestita al buio comunque. Sì. Palesemente durante un blackout. Buonasera. Ciao. Ciao. Un calice di bollino. Ma chi sei? C'è confidenza ormai col barista. Beh, ci sta. Lo hanno su tutti. Di quelli che affrontano la vita con ok, è successo, andiamo avanti. È lui. Sì. Oddio. Dato al passo si capisce. Lui la vita la prende cigolando. Cigola un po'. Cigola un po'. Minchia, paura di aver detto questa cosa. Perché? Cade il ferro nelle braccia. O nelle gambe. Mi chiamo Fabrizio, ho 43 anni e vengo da Albano Laziale. Minchia, ma è vero, raga. Io la mattina devo dare comunque merito alla chat. Ma questo è Righini. Porca troia. Ma identico. Devo merito comunque alla chat, prendo distanze. Ma ragazzi, questo... Questo è il sosia della chat per quest'anno. Eh sì. È Righini tra 10 anni ormai. Sì, è Righini tra 10 anni. Ma come? Ma che uguale? Uguale! Qua è uguale! Sì, ho avuto un colpo! Qua è uguale, raga! Ho avuto un colpo qua! Cioè, Righini rasato! 4 anni fa ho scoperto di avere un aneurisma della aorta ascendente. Because I'm happy. If you feel like... Qua non bisogna mai parlare prima del tempo. Finché non si presenta. Tu senti come sta lavorando il tuo cuore? Al peacemaker? Penso di sì. Spero di contagiarla. Buonasera. Buonasera. Che senso contagiarla? Con l'umorismo. Stampati proprio. Buonasera. Si stanno scassando di brutto. Bello. Come ti chiami? Fabrizio, è vero? E tu? Manuel. Fabrizio. Che non diventi un vizio. Se scendi giù in piscina, Dio... Ma come metti gli schiaffi? Dio Ikea, vai. Simone, invece, la pazienza in amore l'ha finita da un pezzo. Perché... È cattiva con l'ombrello. Il segno zodiacale ci dà qualche indizio. Toro. Ho delle corna grosse così, non si vedono. Ma cosa cerca però stasera? Una sorpresa, io adoro le sorprese. Voglio cadere in frasi ma banali. Ma quanto l'hanno messo? Vero. Sì, sì, sì. Ma hanno sbagliato. Hanno sbagliato completamente tutto. Vorrei che fosse la colonna da mettere vicino a quest'altra colonna. E Jacques Cousteau, ragazzi. E Leonardo da Vinci. Lui è Bruno, ha 77 anni ed è un ex banchiere. Ma che bello. E Brunello. Ma che bello. Ci Bruno. Bello Brunello. Sono Alessandro il Medico. Bruno Luciani. Che stile. Bello. Ti piace? Ti piace. Ti piace. Questo è un gran personaggio. Sì. Ti piace. Guarda che anelli. Dammi a 5, dammi a 4. Ciao, salve. Incantato. Incantato. A meraviglio. Incantato, incantato. Bene, e tu che fai? Faccio la veterinaria. Infatti no? Non mangio la carne. Coerente. Ah, giustamente lavora con gli animali. Tanto lui c'ha la valvola, le valvole sono suine. Ha a che fare con gli animali. Vero. Madonna mia. Grisanato. Un uomo colto. Sì, sì, solo perché ha visto Grisanato. Vabbè, fa cultura. Fa cultura. No. Vabbè.
Sicuramente. Perché me l'ha risata lui. Lui mette allegria. Allora, polpo grigliato su crema di zucchero stracciato. E qua il polpo, guarda. No. È l'animale più intelligente. Mi fanno una tenerezza. Ma quanto è buono. E c'hanno ragione tutti e due. Minchia, grigliato con le patate, ragazzi. Polpo no, dai, per piacere. Anzi, proprio non voglio un animalista. Però è grigliato. E quindi. Però in realtà. Ma sto male. Come per dire, vabbè, grigliato si può. Sì, come per dire, ha sofferto poco. Sì, esatto. Col tonno. Il tonno scottato. E basta. Io vado in cucina. Era facile. Ne ritorno. Bellissimo. Applaudiamo, perché a volte anche noi facciamo ste battute. Stasera sta per entrare da quella porta una persona molto speciale per tutti noi. Ecca. Se è vero che non c'è due senza tre, speriamo sia altrettanto vero che c'è il 4 senza 5. C'è il 4 senza 5. E il 5 senza 6? Ci sarà anche quello, mi con sa. Con te? In crociera, così posso buttarmi in acqua e salvarmi. Preferirei chiudere qui la quanto la sei serata, deciso, sì. Alessandro. Se no. Lui ricordiamo l'eroe per mostrarci un'altra minchia soul enigmista. Mamma mia, la notte del giudizio. Ciao, sono tornata. Ma che è? Cosa è successo dopo che l'ha detto? È successo quel cambio di mood incredibile. Chi è entrato nella storia? Papà è tornato. Sono tornata. Occhio. Che è successo? Sono Alessandro, che presento, sono come sei caldo. Beh, fosse freddo sarebbe preoccupante. Cioè, diciamoci la verità. Quest'anno sarò più calma, lascerò parlare. Presupposti prego, buoni. Sì, io glielo do il beneficio del dubbio. Io no. Io non ci credo, sono come Matt. Bocca al lupo, signora. Grazie. Signorina. Bocca al lupo. Bueno, è il sogno di molte ragazze, eh. Tutto regolare. Panterona. Tutto rego. Carrega tutto rego. Io comunque mi sono seduto su quel posto. Peggio. Voglio salutare, puoi andartene. Anche un minuto voglio salutare. Arrivederci. Questo è l'eroe, ragazzi. Si è iscritto su Facebook dicendo che l'aveva fatto per noi. Grande, grande. L'aveva blastata di brutto. Ti vuoi riprendere un attimo? Tra l'altro è facilissimo riprendersi se uno se lo dice così, guarda, sei già un po' teso, arriva lei. Mi fa venire i brividi come la prima volta. Lei emana amore ovunque. Lo emano, ma lo proprio desidero. Lo bravo. Lei questa sera ride un po' troppo. Non c'è nessuno per me questa sera. No. Ci mancherebbe. Ah no? Che cambio repentino. Oh mio Dio. Non c'è nessuno per me questa sera. No. Ci mancherebbe. Docce emozionali. Madonna. Due maschi hai? Due maschi. T'hanno reso nonno almeno? Nessuno dei due. Ma io ho sempre consigliato di evitare il matrimonio. Ah, proprio così? Nonostante io sia stato sposato per 40 anni. Ah, poi è successo qualcosa per cui colpa mia. A te pareva. Ah. Te pareva. Ha detto te pareva lei. Ma si è sono singolo che è stato colpa di Facebook. Cosa? Sono singolo che è stato colpa di Facebook. È stata colpa di Facebook. Certo. Le foto delle zinne su ultra, Facebook. Diciamo dai 55 in su. Sono stati bombardati da immagini di donne che non avevano mai poi visto. Poi vanno a recuperare ragazze con cui magari andavano a scuola, vero, si risentono. Vero. Quella del quartiere che non ti sei bombato quando avevi 18 anni e te la sei legata al dito. Attaccano quelle conversazioni dopo 30 anni. Ciao, sì. Com'è, mi mandi la foto dei piedi. Sì. Iniziano sempre così. Sempre così. Maria ha una telefonata da Lugano. Dice Bruno, c'è un'amica che ti vorrebbe conoscere. Ma non tocchiamo questo tasto, per favore, perché divento non cattiva. L'ho visto. Una belva. Beh, lei è stata tradita, lui ha tradito. Vabbè. Diciamo che non è iniziata benissimo questa cena. Non sarà stata una scappatella, ma sarà stata niente. Una cosa parallela. Non fidarti degli uomini. Brava lei, mai. È stata una cosa. Una volta sola. Certo. Qui certo. Sono scappate. Beh, scusa, ma una volta che vai a Lugano, cioè. Anche perché 40 euro costa la vignetta per andare in Svizzera. Cioè almeno 3-4 volte. Ci saremmo incontrati 10 volte. È una scappatella. È stata una cosa in cui non potevo dire di no. Sono stato capace di dire no. Hanno minacciato, hanno messo la pistola in fronte. Proprio non puoi rinunciare. Sono le stesse sensazioni. Ricordiamo il detto: la vulva può ferire più della spada. Sì, quindi sì, voglio sì, dire. Sì. Allora, chi si aspetta? Mi dica come cosa prevede da questa serata? Se era lei non mi dispiaceva, perché è molto simpatico. Oh mio Dio. Terrorizzato lui. Ci sta provando col me.
metro. Credo come donna di meritarmi una favola. Spero sì, che questa Grimm, sera una favola quella che si merita. Perché non si siede lei? Io già sono impegnato, ho una mia compagna a casa e sono felicemente innamorato. Quindi aspetta di rompermi con <cuore. ride> Per Dio. Signorina, si levi dalle palle immediatamente. Mentre Silvia ha ancora tempo per fantasticare sul suo principe azzurro. Vi entrano le personalità. Sì, tipo sì, guarda, sì. Si resetta. Ho avuto un'esperienza abbastanza importante. Ho dovuto fare un intervento al cuore. Oh, dai. Ma dai, vero, anch'io, no, l'altra volta sono passato. Ti dirò che anche io lo prendo macchiato, e ogni tanto. È vero, gli ha detto come io tanti anni fa, non lo so, mangiavo solo l'ananas, sì. Non lo so, ma come. Avevo paura di un respiro sbagliato che stessi per morire. No. Ma lei ha capito? Cioè, ma lei ha la sensibilità di un. Lei. Di una penna. Così, dai, non vuole fare la drammatica. Lei è più, magari. È più arida di me. All'inizio sono uscito da casa di mia madre e ho fatto fino al marciapiede. Non sono tornato indietro, impaurito. Il giorno dopo sono arrivato fino all'incrocio. Poi sono arrivato fino all'incrocio quello dopo. Beh, piano poi piano. Poi sono arrivato fino al terzo incrocio. Poi sono arrivato fino a Genzano. Quell'equilibrio. Forrest Gump, camminato. Si è fermato tutto poi il giro con la gente dietro che si è fermato a Pechino. Penso che non esista un problema se non c'è una soluzione, se no non sarebbe un problema. E quindi che problema ne fai? Il finale è questo. Beh, va bene che lei all'inizio ha detto che è una persona che non si apre molto, che comunque ha difficoltà nell'esprimersi. Sì. Ma almeno un minimo. Batterista per passione, videomaker di professione. Io questo programma l'ho sempre visto. Mi piacerebbe come quella ragazza, che è la ragazza ricciola di Roma, che gliene presentarono quattro davanti addirittura. No, ma con lei! Con Silvia! No, c'ho paura per lui! Buffa nel senso buono, faceva schiantare da ridere. Cioè, quello sì, c'è una così, sì. E vabbè, però aspetta, se vai alle audizioni e dici una cosa del genere, ovviamente ti mettono con lei. Cioè, se l'hai cercata. Se l'hai un po' cercata. Se l'hai cercata? Ciao. Ciao. Leonardo, piacere. Silvia. Allora? Sì. E inizia. E pronti, via! Mamma mia, quel freddo che senti quando vai al primo colloquio di lavoro. Se quella ti dice di no, allora magari farti già in partenza, cioè ti fai tutti i muri mentali, tutti gli schemi. Cioè no, magari mi dice di no, allora no, sai che. Vabbè, sì. È terrorizzato. Pigna bene. Buona, la babysitter. Lavoro, faccio questi. Cioè. L'uno o l'altro. Dietro c'è Krusty il clown. Dove? Non l'ho visto. C'erano due ragazzi. Non scusa, infatti neanche io l'ho proprio. Cioè, Madonna, dove l'uno vedi l'uno tu? L'altro. Te le spalla bomba. Te le spalla bomba. Sì, te le spalla bomba. Gli anni, una ragazza non si chiede gli anni. No, vabbè, ho 30 anni. 30 anni. 30 anni. Non te lo dico. Non te lo dico, 30 anni. Si vede. Si vede. Possiamo tutto tornare indietro di non si risponde secondi. Mai così, neanche se dovesse avere 23 anni, non si dice comunque si vede. Ti giuro, ho paurissima per lui. Sì, anch'io. Se dovessi giovane. Ah, me ne davi di meno? Sì, sinceramente sì. Grazie. Ma da dove cazzo è uscito? Ma cosa fa? Madonna, è presente lei... quando stai per cadere dal cornicione sì, c'è uno che l'ultimo momento ti tira su dall'indice proprio. E ti tiene proprio... Ah! Se si rispetta si può amare, se non si rispetta l'amore non esiste, è una parola che non ci appartiene. Divento pesante perché... Bravo. Sono sempre stata tradita io, tutte le volte, sono ancora ferita. Porca troia, ci credo, tutte le volte che ti ricredi, bam, la mazzata. E invece? Beh, di Bruno mi fiderei perché è un onesto, è partito dicendogli io ho tradito. Io comunque io tradisco, lo sai già. Io sono uno che tradisce. Esatto. Sono andato a migliorare. Esatto. Okay. Vabbè, vada, fammi mangiare sto tonno. Ma lui si scassa. Però è andata bene, mi sono divertita. Oh. Ma puoi finirlo tu. Di più è la spontaneità con la quale si è svolto tutto. Ma lei non gliene fotte un cazzo. Ma infatti volevo dire, ma perché? Si trova talmente a suo agio con lui che... Non gliene fotte un cazzo. Tu finiresti? No, non mi va in realtà. Ho già finito l'appuntamento. Lui cosa ha detto lei di se stessa? No, lei niente. Lui fa la veterinaria, basta. Basta, lui gli ha raccontato la sua storia e lei ha reagito. Sì. Non ha reagito. Ha mangiato e basta. Ho mangiato tonno. Questo è un po' il riassunto della serata. Ho mangiato tonno. No. Manuela. Allora. Oh, si divertono. Buon per loro. A me piacciono, infatti. Bello che adesso lei dice no. Dai, è stato subito tutto molto naturale. Questo mi è piaciuto tantissimo. A me, a te? Pure. Ma io adoro lui comunque. Sì, lui sì. Sì. Però... Vi rivedete? Certo. Sì.
Sì. Certo, la ingamina tu. Questi stanno ancora insieme, la butto lì. Adesso? No, beh, è passato un anno, dico a fine puntata. Io dico una cosa del genere, stai, ma che cazzo dici? Non è quando? Su. Ma non si sono rivisti ma mai più, più proprio. Ma tu è la prima volta che vieni a Roma? No, allora, aspetta, no, Roma sono venuto tante volte. Siamo in macchina. Ma sei venuto in macchina fin da Firenze, Alessia? È vero, era Firenze e Roma. No, la domanda è giusta, no, tranquilla, figurati. Lui sta bevendo il Polase. Il Polase. Questa zona qui non l'avevo mai bazzicata, sinceramente. Questa zona qua non l'ho mai bazzicata, sinceramente. Io ho capito, mi sembra un'orsa marsicana. Io ho capito, masticata. Avete delle lettere tipo mosce, vero? Avete delle lettere spente? Che cazzo non insegni a leggere? No, proprio diventa deficiente, capito? Magari c'è il senso invece di cose a caso. Vero? Un primo appuntamento non c'è emozione. Perché sennò farò capire. Sì, ma anche lui è scherzo. Sì, 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 sì. Ma sai che sto iniziando a pensare che ci sia un sì? Io che... Un primo appuntamento non bevo santo. Perché sennò poi non capisco più niente, no? Ha avuto un sussulto. Delle tipe, delle ragazze magari. Delle tipe. Delle tipe. Quanto tipe. Sei giovanile. Tipe, da noi si dice tipe. Questo è il termine. Scusa. Sì, basta, poi ce lo fai una volta, poi fatto faccio. Non cerco quella seria, seriosa, che si prende sul serio. Raga, cioè, sta funzionando? Lo prendi il mio modo di esprimermi? Mi permetti? Ma in che senso? Ha detto, lo prendi il mio modo di esprimermi? No? Sentiamo. Quindi magari lo prendi il mio modo di esprimermi? Queste cose per questo? Mi hai criticato ingiustamente. Aspetta, questa è impegnativa. Sono tornato, raga, il re degli stop. Mamma mia. Questa è palesemente la copertina. Ti permette? Scusi se mi permette. C'è pure l'aria. Sono dal piacione. Ho una domanda. Mi potete dire cosa si sono detti? Perché non si è capito un cazzo. Perché loro parlano in una lingua noi sconosciuta. Ma loro si prendono. Però... Oh. Adesso un altro single sta per entrare e un'altra cena sta per iniziare. Ma ancora un altro? Ah, è 13 piedi. A Baronissi, provincia di Salerno. È abbastanza. Adesso ci vediamo. Gali Alpino. Sono... Il Galbanino. Gran nome per una carriera musicale. Bella, MC Galbanino. Posso spostare il bouquet? Sì. Lo mettiamo qui. Per... Sì, ma metti il bouquet. Salve, posso spostare il tupè? Ma perché? E di cosa si occupa? Io dell'ufficio stenotipia. Di cos'è? Cosa? L'ufficio in... Io l'abito l'ufficio in funivia. Io dell'ufficio stenotipia. Stenotipia. Registro le udienze. Ah, wow. È molto noioso come lavoro. Che noia! Io ho un'esperienza passata abbastanza complicata. Io sono cresciuto senza papà. Io sono l'uomo di Mi chiamo Eleonora, ho 21 anni, vivo a Tivoli e lavoro... Mica, ti è andata pure bene, zio. È carina. E lavoro in un'enoteca. I ragazzi che mi vengono dietro spesso sembrano un po' bambini. Possiamo porre l'accento un attimo sui capelli nerissimi e lisci di lei, fini. Possiamo? Sicuramente tu vorresti tagliare in una sciocca e portartela a casa. Sì, perché ricordiamo il feticismo di Benz che è pieno di problemi e vuole portarsi a casa i pezzi di capelli. Sì, ma non mi vergogno a dirlo. No, sì, ma no, vorrei. Volevo ricordarlo che da un po' non ce l'ha. Palesemente una stanza tipo ricavata in un incavo della sua... villa in un muro della sua villa. Tanto in un muro per aprirla devi fare sulle mattonelle tac sì, tac sì, tac sì. tac come Harry Potter. Tipo la stanza segreta, quella dei serial killer, con le buste di plastica tutte attaccate al muro, sì, con le tutte ciocche catalogate, con le ciocche dentro. Ci siete andati molto vicino, non c'è l'incavo però. Questa è la differenza, è proprio la luce del sole. Eravate lì, eh? Una ragazza molto bon ton. Se bon Elvin nel cartone. Ho visto che hai un tatuaggio pure tu. Sì, ce ne ho tre in realtà. Anch'io ne ho una corona sopra, perché io dico che sono un principe, il king. O il principe o il king, cioè, non capito. Capisco, un principe, il king. C'è un errore. Madame, non... Io scappo. Tanto mi mangi il mirtillo. E nessuno frega di te, in sostanza. Sei deliziosa. Sei deliziosa. A meraviglio. Questa è proprio dedicata col cuore. Hai dentro. Cosa ho dentro? Me. Arrivami un po' così.
Ripetilo. Ma il dito scorreggiava. Un bacino. Certo. Sposta. Come ci vediamo? Ci vediamo. Ha scelto lui. Ha capito che gli stava per dire no. Ha preso la situazione in mano. Se vuoi, io sono, sarò una tua amica. Ma non è la mano, è troppo. Direi che fa se inappropriato, dai. Boh, lui ci sta provando con tutte le sue forze. Non facciamo i pischelletti. Abbiamo già dato. Tu sei ancora lì. Ancora! Ma basta! Un'ora di confessionale. Due bacini te li do. Un bacino. Hai visto come è entrato nei capelli? Guarda, guarda. Aspetta, ho già visto in televisione, l'ho visto. Sì, ma sei te quella che l'ha fatto. Perché dopo un'ora confusa. E mezza si ha magari già fatto un'idea e ci sta, per carità, però la faremo ricredere. Molto maturo come pensavo. È maturata ragazza. Molto, Silvia. Molto, molto, sì. Non si vede mai quello che c'è dietro la mia vera personalità. E tu ti sei trovato in difficoltà con me stasera? Cosa le devi dire? Oggi cosa le devi dire? Molto cazzeggia. Molto cazzeggia. Molto cazzeggia. Vabbè. Stiamo rivalutando lei per colpa sua, per di lui. Sua, sì, sì. Che lui è peggio. È riuscito in una missione difficilissima. Sì, complimenti. No, queste mosse sono mosse, sono... Queste mosse sono mosse, queste rocce sono rocce. Incontro solo ragazzi che si fermano al mio aspetto e finisce lì. Io ho perso papà quando avevo 10 anni, ero il più grande. C'era quello che l'ha detto, non fa. Ah, bene, sì. È bene, è bene. Dobbiamo fare una foto insieme. Va bene. Non lo so. Ricordo. È andata molto bene. Ma è finita. Però non ho neanche mangiato. La cosa che mi è piaciuta di lui, per alcuni aspetti sia molto simile a me. È bellissimo. Grazie. Oh, che carino. Io penso di essergli piaciuto. Per me la cena è andata bene. Anche per me la cena è andata bene. C'è il ma. Però mi ha frenato il fatto che guardi al futuro. A me non piace programmare. Futuro. Programmare il futuro, prima cena. Ah, magari ha visto lui che sta detto, già vorrò pensando vorrò una famiglia. Non perché, è che sì, infatti, anno, che cazzo cioè, vuol dire? Vorrò, uno ti dice, sì, vabbè, sì, un giorno vorrò sembra una famiglia. Anche perché un conto è dire, io un domani mi piacerebbe avere una famiglia. Che ci può stare. Che ci... Mi dispiace, ho malincuore, ma non ti rivedrei di nuovo. Madonna. Carini. Ho paura di ricevere un no perché comunque mi dispiacerebbe vedere che non ha accolto la nuova Silvia. Quindi per lei è un sì. Occhio. Hanno sbagliato totalmente le inquadrature in questa puntata. Ma perché? La digestione è in corso, ma tutto a posto. Che c'hai? La digestione è in corso. Ah, la digestione. Io sono a biocchino adesso. Avevo capito 10 stelle in corso. Ma sposatevi, per favore. Funzionano. Ma è vero. Non è vero, perché se lei è tornata. No, ma non capisco perché. Mi piacerebbe rincontrarti al di fuori di tutto questo. Va bene, per me anche ci possiamo rivedere. Oh! Ci siamo! Vieni con me. Andiamo. Pure! Vabbè, è successo. Bene. Sono rimasto male. E comunque la nuova Silvia, oh, l'abbiamo massacrata per puntate. Chissà cosa è successo adesso. Bruno e Simona sono diventati buoni amici. Si sentono regolarmente, si scambiano confidenze e consigli, convinti di aver imparato entrambi qualcosa dal loro primo appuntamento. Simona ha capito che deve riacquistare la fiducia negli uomini. Che gli ha fatto capire Bruno. A meraviglio. Bruno ha giurato che non tradirà mai più nella sua vita e soprattutto che la prossima volta sarà meglio non dirlo in primo appuntamento. Questa è la cosa. Questa è secondo me l'unica cosa che ho imparato. Forse il grosso insegnamento da puntata è quello. Magari tenersi le mani in tasca. Sì. Lo sapevo! Lo avevo detto! E loro due? Ma figurati. Fabrizio e Manuela si frequentano. Vivono il loro rapporto giorno per giorno perché ancora non sanno se hanno trovato l'anima gemella. Quello che è certo è che non hanno ancora mai smesso di ridere insieme. L'importante è quello. Mario e Leonora si sentono regolarmente. Vogliono approfondire la loro relazione perché Leonora ha trovato il giovane d'altri tempi che cercava, ma purtroppo non corrisponde al suo ideale estetico. Mario dice che avrà pazienza. Beh, non credo che diventi però... Brando Giorgi. Sì, cioè, chissà come andrà a finire. Male. Silvia e Leonardo continuano a sentirsi. La loro relazione per adesso è solo una bella amicizia. Leonardo dice di aver trovato una donna con cui poter sempre scherzare. Silvia è felicissima di aver incontrato una persona che finalmente è riuscita a tirare fuori un altro lato del suo carattere. E cos'è che non ha funzionato? Non lo so, caro Luca. Anche se ci ha detto che ci sono ancora altri lati di lei che nessuno conosce. Ecco. Quanti lati ha questa donna?